Pomeriggio interessante e ben riuscito al Centro d'Abruzzo Ipercop di San Buceto di San Giovanni Teatino, che nell'ambito del progetto Mangiare Sano ha ospitato la tappa del campionato della cucina per casalinghe dedicata al settore biologico. Torna a sorridere la signora Gigliola Puca, che con il piatto Bocconcini di pollo allo zafferano si aggiudica la seconda gara di cucina biologica. Sette i piatti che si sono alternati davanti ad una giuria presieduta dall'attrice Franca Minnucci e composta da giornaliste ed esperte del settore come Yolanda Ferrara, Grazia Di Dio, Valentina Tenaglia, Agnieszka Zieba, Mary Pineto e Connie Blass dell'omonima azienda agricola di Colecorvino. Altri piatti premiati sono risultati i ravioli alla borragine di Maria Angelucci e le crepe al pomodoro di Nadia Cirillo. Sono piaciuti anche i cacigni e fagioli di Antonietta Ferrante, il riso con la zucca di Ada Di Berardino, la pasta e fagioli di Rosalinda Ciccotelli e cozze e peperoni tricolori di Rolando Pennese. Nel biologico ci crediamo fermamente, ha riferito la direttrice del Centro d'Abruzzo Claudia Campli, e benvengano simili iniziative che valorizzano dei prodotti sempre più richiesti sul mercato. Con il piatto Bocconcini di pollo allo zafferano, presente da protagonista Gigliola Puca al Centro d'Abruzzo di San Buceto. Raccontiamo come è fatto questo piatto con tutti i prodotti biologici. I bocconcini di pollo allo zafferano è un piatto tipico della tradizione contadina abruzzese. Perché? Perché quando le nostre nonne o le nostre mamme ammazzavano il pollo, tenevano da parte quel pezzo più prelibato, che sarebbe il petto di pollo, da usare per le festività natalizie, e quindi veniva usato, tagliato a pezzettini, messo a marinare con del buon vino, con gli odori e le spezie rigorosamente di campagna, quindi rigorosamente biologiche, e poi veniva tutto annaffiato di buon vino e condito con aromi, odori, bacche, e veniva molto profumato. Però per far sì che questo piatto risultasse cremoso, risultasse proprio per la festa, le nostre mamme o mia nonna, dalla quale io ho preso questa ricetta, sfrigolava in mezzo alle mani due fette di pane raffermo e gli faceva questa salsetta, questa cremina. E per far sì che fosse un piatto rigorosamente natalizio, dello zafferano aquilano, rigorosamente biologico e ricco delle nostre tradizioni abruzzesi. Siamo davvero entusiaste per questa ennesima tappa, oggi riguarda il biologico del campionato delle casalinghe, di cucina per le casalinghe, anzi precisamente campionato italiano della cucina per casalinghe. Che tappa è stata? Una tappa importante perché, come hai ricordato poco fa te Franca, la presidente della giuria di oggi, il biologico è davvero fondamentale. Sì, il biologico è il nostro futuro, insomma, se vogliamo salvarci in tutti i sensi. Credo che dobbiamo riconquistare e riacquistare questa abitudine, che è un'abitudine ai sapori, ai profumi, agli odori, e soprattutto l'abitudine ai prodotti che, diciamo, la nostra terra produce, appunto. E dobbiamo seguirne, come dire, le vicende, le stagioni, riconquistare una serie di cose. Io credo che questa iniziativa, soprattutto perché collocata in uno spazio come questo, che in fondo è uno spazio tra virgolette popolare, insomma, no? Ecco, significa che in qualche modo questo tipo di cucina, e quindi anche di abitudine, si sta un pochino riavvicinando a tutto il mondo, a tutto il pubblico e a noi tutti, insomma, perché credo che oggettivamente, insomma, dobbiamo fare di tutto perché questo avvenga, insomma. È un po' un riabituarsi a certi odori, certi sapori e anche a certe tradizioni. Oggi sulla tavola della giuria della nostra degustazione abbiamo visto diverse tradizioni. Cosa ti è piaciuto di più, cosa ti ha colpito di più? Ma mi hanno colpito alcune verdure che sono appunto il patrimonio della nostra terra, no? E c'erano gli orapi, insomma, questo spinaccio, insomma, selvaggio, selvatico, e c'erano la borragine, c'erano i cacigni, ecco, che sono una verdura spontanea, e quindi, insomma, devo dire veramente dei profumi molto
particolari che a me hanno anche così, insomma, fatto ricordare, se vuoi, una mia infanzia, insomma, un mondo contadino che dobbiamo cercare tutti di recuperare. Ci è piaciuta questa tappa? Molto, assolutamente sì. Oggi è stata una tappa importante per la cucina biologica, il tuo pensiero e anche il tuo gusto, come ti è sembrato? Ma si parlava prima tra giurati di quanto a volte sia addirittura difficile l'approccio, perché siamo abituati non sempre al cibo della qualità eccelsa che appunto la cucina biologica ci può dare. Abbiamo gustato delle pietanze davvero originali, alcune proprio tradizionalissime, altre con una creatività davvero interessante, una serata davvero ben riuscita e direi gustosa in tutti i sensi. Piaciuta? Senz'altro. Crepe di oropi al pomodoro, il piatto di Nadia Cirillo al centro d'Abruzzo di Sabuceto per questa gara di cucina biologica. Raccontiamo e spieghiamo come è fatto questo piatto. Allora, questa è una crepe formata con le uova, la farina e il latte. Poi formata questa crepe si riempie con una verdura che si prende nelle nostre montagne, si chiama orapi. È un mio amico Enzo Bevilacqua che siamo andati insieme in montagna a raccogliere con degli amici al mese di maggio-giugno. Poi si vengono conservati nel congelatore, ben lavati, puliti, ordinati, e adesso li ho conservati per questa gara. Paolo, poi viene messo un pizzichetto di parmigiano riempito e messo, riempita la crepe, messa in una bella pirofila con un po' di succo di pomodoro e sta a posto. È pronto. Nella versione bio un piatto ancora più buono. Sì, nella versione bio ancora più buono, perché purtroppo gli oropi non è una verdura che si compra la mattina al mercato, è una verdura che viene scelta, preparata con tanto tempo e una cosa che vuole un po' di pazienza. Una bella manifestazione dedicata alla cucina biologica, come vi siete ritrovate in cucina? Bene, siamo stati benissimo, le nostre amiche di Tollo, c'è un'altra amica di Tollo, un'amica di Chieti, di Pescara, una signora che lavora all'ospedale, siamo stati benissimo, una bella manifestazione, grazie di avermi invitato. Anche perché questa è la cucina del futuro, la cucina biologica, sempre più richiesta. Sì, sempre più richiesta, perché purtroppo andiamo avanti con tutte le cose che ci stanno, meglio mangiare biologico. Invito tutti a mangiare biologico. Armando Cesarini, giornalista, parliamo di questa gara di cucina biologica al centro d'Abruzzo, 7 piatti in scena, ma intanto che esperienza è stata? Beh, innanzitutto voglio ringraziare chi ha organizzato e reso possibile appunto l'organizzazione di questo evento e anche i partecipanti, perché ci hanno veramente fatto gustare dei piatti tipici. Credo che questo serva ad avvicinare di più la gente alla buona tavola, perché la buona tavola, come è anche stato detto, è amore, e io aggiungo è anche salute e ecologia, perché quando parliamo di biologico, come in questo caso, parliamo anche di chilometri zero, di maggior rispetto per la natura, e quindi piatti sicuramente da un sapore nostro di tradizione, piatti che hanno a che fare anche con la buona salute. Ma oggi come oggi, a suo avviso, c'è l'esatta dimensione, l'esatta cultura del settore biologico? Ma io, che mi occupo di agroalimentare, sono molto felice di constatare che specie negli ultimi anni c'è un interesse di tutti verso la buona tavola, la buona cucina e quindi l'agroalimentare, proprio perché purtroppo, ahimè, per scandali anche a livello internazionale per quanto riguarda la buona tavola, la tavola che buona anzi non è, allora molti si sono appassionati al vero significato di biologico, al significato di accompagnare con un buon vino, il buon mangiare, ma perché davvero saranno stati anche i format televisivi che hanno preso piede, che magari a volte non è quella, la realtà è un po' distorta, però diciamo che negli ultimi anni si è avuto un incremento dell'interesse da parte di tante persone, e anche noi della stampa ci occupiamo, studiamo dei format ad hoc per riuscire a avvicinare più persone possibili al mondo della buona tavola e della buona cucina. Come ha trovato l'abbinamento con i vini dell'azienda agricola Blas di Colle Corvino, vini biologici? È stata una piacevolissima sorpresa, perché ammetto la mia ignoranza e non conoscevo questa azienda, che invece ho gustato oggi dei vini veramente spettacolari, tra l'altro anche quello del 2012, quindi direi molto recente, con un gusto che si accompagnava squisitamente ad ogni piatto proposto, piatti poi che voglio rimarcare tradizionali abruzzesi, che hanno a che fare con la nostra storia e con la nostra cultura.